Potrebbe esserci il maltempo di questi giorni all'origine del crollo di un controsoffitto all'interno della scuola di ingegneria a Santa Marta. C'è chi dice la situazione era già precaria nei giorni precedenti. Che cosa è successo? Praticamente in seguito alle piogge sia di giovedì che quelle diciamo in corso nell'ultimo fine settimana abbiamo avuto delle infiltrazioni a un po' in diversi edifici dell'università e abbiamo subito messo in sicurezza. Adesso stamattina ci hanno chiamato alle 7:30, mi hanno chiamato dicendo che c'era questo problema qui. Abbiamo già chiamato la ditta, stanno già lavorando, ora arriveranno i ponteggi. Comunque è stata tutta diciamo transennata la zona, messa in sicurezza e tutto. È successo anche altre volte che gocciolava il soffitto? Non qui, infatti giovedì e venerdì ci hanno sguinzagliato tutta la redilizia diciamo nei vari edifici dove ci sono state tutte queste segnalazioni, sono state prese tutte le misure, ok. Questa è successa invece per le piogge di questo fine settimana, quindi chi è entrato stamattina se ne è accorto subito, siamo intervenuti subito, c'è già l'impresa. Il buco c'è e si metterà a posto quanto prima. L'edificio è vecchio, si sta intervenendo, ci sono progetti strategici per rimettere tutto a posto davvero, però come nel caso dei lavori pubblici sapete bene i tempi sono quelli. E le risorse sono poche? No, le risorse ci sono, hanno dato disponibilità sia al direttore generale che ci tiene molto a questa cosa, insomma. Meno male che è successo di notte perché là potevano passare tantissime persone. Può darsi, sì, però come dappertutto, purtroppo. Certo. Però, per esempio, la scorsa settimana abbiamo avuto diverse segnalazioni, su quelle siamo intervenute e abbiamo messo tutto in sicurezza. Oggi, stamattina, è successa questa, stiamo intervenendo subito.